Sì, ok, Londra è una città che costa tantissimo, il tempo non è dei migliori, la gente va sempre di fretta. Per non parlare poi del mercato immobiliare che è da pazzi e sicuramente il fish and chips non è il cibo più buono del mondo. Ma se migliaia di italiani ci vivono e tantissimi altri decidono di venire a visitarla per weekend o per qualche giorno, qualcosa di bello sicuramente ci sarà. Nel video di oggi voglio infatti parlare delle cose che amo di più di questa città dopo averci vissuto per più di 5 anni, perché se volete viverci è giusto che sappiate tutti gli aspetti positivi, così da sapere a cosa andare incontro. La prima cosa bella di Londra è il fatto di potersi sentire se stessi sempre. Qui la gente principalmente non ti giudica, quindi tu puoi uscire la mattina di casa e andare in giro come vuoi e non verrai giudicato sicuramente dall'apparenza. Londra è una città multiculturale, si può trovare veramente, veramente di tutto. Ci vengono persone da ogni parte del mondo, anche se magari con la Brexit è diventato un po' più difficile trasferirsi. E questo consente di magari crearsi un gruppo di amicizie internazionali che, se siete bravi, potete anche tenervi per tutta la vita. Oppure è facile trovare anche persone della stessa nazionalità. Quindi, se volete stare in giro con solo italiani, è facile fare anche quello. Qui a Londra chi è bravo viene premiato. Quando vuoi fare qualcosa, la gente ti supporta piuttosto che dirti no, ma che stai facendo? Guarda che non fa per te. E qui sul lavoro non si giudica in termini di età o di conoscenze, ma si giudica in termini di bravura e di fatti. Perché qui a 26 anni, a 28 anni, puoi diventare un manager e non devi aspettarne 40. E soprattutto qui gli stipendi sono veramente più alti dell'Italia. C'è chi dice che gli stipendi qui sono più alti, ma la vita costa tanto. Fate un passo indietro. Ok, la vita costa tanto qui a Londra, ma gli stipendi sono a volte il triplo dell'Italia. È facile arrivare a guadagnare dopo 2 anni, 3 anni di esperienza, £3.000 netti al mese, cosa che in Italia non si arriva a guadagnare quasi mai. Cioè, devi essere un dirigente e guadagnare più o meno 70.000 euro per arrivare a guadagnare 3.000 euro netti al mese. Qui con 45-48.000 pound arrivi a guadagnare 3.000 pound netti al mese. Se sei bravo e sai gestire le tue finanze, puoi metterti da parte dei soldi, puoi cominciare a investire a una velocità 2, 3, 4 volte maggiore rispetto a quella che ci sarebbe in Italia. Qui principalmente le regole si rispettano, c'è secondo me, un senso civico maggiore, anche se ci sono milioni e milioni di persone, quindi è ovvio che qualcuno che non rispetta le regole ci sarà sempre, ma tendenzialmente qui le persone quando prendono i mezzi pubblici fanno il biglietto, anche perché non hanno alternative. Sull'autobus l'autista non parte finché tutti hanno fatto il biglietto, cosa che magari in Italia, cioè, ci scoppia la testa solo a pensarlo. Le file si rispettano, qui puoi stare tranquilla, tranquilla che nessuno ti ruberà mai il posto in fila e a volte gli inglesi cominciano a fare file anche senza motivo. Poi c'è un aspetto fantastico che è quello dei trasporti. Qui a Londra la macchina ve la potete scordare, a meno che non volete farvi venire un esaurimento nervoso perché dovrete andare più o meno a 30 km orari e ci sono autovelox ovunque e ci sono semafori ovunque e c'è traffico perché comunque la maggior parte delle infrastrutture sono focalizzate sul trasporto pubblico, quindi troverete corsie preferenziali degli autobus dove non potete ovviamente andare con la macchina oppure piste ciclabili, il che si collega a una cosa che adoro, cioè quello di poter girare in bicicletta tranquillamente quasi in tutta la città. Un'altra cosa bella è che Londra ha 5 aeroporti, quindi uno non avrete problemi a trovare voli da e per l'Italia e due potete trovare tantissimi voli diretti per le più svariate parti del mondo. I pub sono veramente belli, sono scenici, ce ne sono alcuni fantastici. Il pub è proprio un'istituzione per le persone inglesi. Poi ci sono i food market, dove si può trovare street food, spesso a basso costo, anche se più o meno 15-20 pound adesso si spendono per un pasto. E poi un'altra cosa bella in ambito cibo sono la varietà di ristoranti e di cucine. Se una volta vi va di andare a mangiare l'etiope, qui a Londra c'è. Se una volta volete il messicano, qui a Londra sicuramente c'è un ristorante messicano buono. Se vi piace il cibo internazionale, non vi annoierete mai.
Se amate la musica o se amate gli sport, Londra è una città fantastica perché a livello di concerti i maggiori artisti internazionali vengono qui a Londra. Se vi capita di fare un concerto a Wembley, fatelo. Se poi invece amate gli sport, anche qui c'è una varietà di scelta incredibile. Se amate il calcio, ci sono 5 stadi qui a Londra, giocano tutte qui praticamente. E se amate il tennis, poi a giugno non potete non andare a Wimbledon. Vivere a Londra è una scelta coraggiosa, però spero che queste cose belle di cui vi ho parlato vi abbiano convinto a fare questo passo se eravate indecisi. Io vi dico che questa città ha veramente tanto tanto da offrire. Se si riesce a trovare un proprio equilibrio, se si sa quello che si vuole, allora secondo me si vive alla grande. Sicuramente non è adatta a tutti e sicuramente non è adatta a chi non sta bene da solo o da sola. Ho fatto un video su tutti gli aspetti negativi qui. Se volete avere un quadro completo degli aspetti positivi e di quelli negativi, andatelo a vedere. Ciao!